Esattamente un anno fa ero qua, seduto per terra, dopo una delle cadute più spaventose della mia carriera, con un dolore lancinante e una gamba rotta, senza sapere quello che sarebbe successo per il mio futuro da atleta. Ho passato 8 mesi a cercare di recuperare il più in fretta possibile per tornare al livello a cui ero prima, ma la fortuna quest'anno non ha mai girato dalla mia parte. Frattura al gomito, lesione del nervo del bicipite, vertebre schiacciate, distorsione alla caviglia e costole incrinate. Molti di questi sono infortuni di cui non ho parlato pubblicamente per evitare di sentirmi dire il classico solito commento: ma sei sempre rotto, oppure non farti male. Nonostante tutto, io ho spinto tutto l'anno e ho provato sempre a rialzarmi, anche se queste botte mi hanno assillato senza darmi tregua, senza farmi realmente concentrare sull'unico obiettivo che ho sempre avuto dopo la caduta: prendermi la rivincita. Mancano 3 settimane al Red Bull Joyride e mi è arrivato un piccolo spoiler dal mio amico Mauro, che era già là in queste settimane, che l'ultima feature del Red Bull Joyride sarà un boner log gigantesco. Mauro, che è stato a Whistler circa 2 settimane fa, mi ha detto che il boner che ci sarà al Red Bull Joyride, siccome è già praticamente costruito e lui è entrato di soppiatto nel corso a verificare, ho gasato talmente tanto che sono uscito di casa, sono venuto qua al boner a misurare i gradi. È di 48 gradi. Sembra facile da costruire, ma in realtà è stato un bel casino. Una volta qui al park abbiamo appoggiato a terra le travi e le assi per cercare di capire come costruire, tanto per iniziare, la passerella. In 6 persone, siccome la struttura è molto pesante, abbiamo alzato la passerella, l'abbiamo appoggiata sul kick, l'abbiamo posizionato per farlo risultare esattamente a 48 gradi. Abbiamo iniziato a ritagliare i fianchi per il raccordo, che è stata assolutamente la parte più difficile. Non è definitivo, quindi noi non è che dobbiamo avvitarlo a questa rampa e rimarrà lì per sempre. Deve essere una struttura smontabile in pochi minuti, in modo tale che, vogliamo ritornare alla rampa di prima? In 5 minuti dobbiamo riuscire a togliere tutto. Guarda la perfezione. Tac. Ragazzi, ci abbiamo messo tutto il pomeriggio a farlo. Ieri, quando dovevamo provarlo, poi c'era in giro un temporale della Madonna e siamo riusciti a fare praticamente solo un salto di prova. Fammi fare un salto, fammi fare un salto, tieni qua. Quindi, Super Session domani. Mi ha fregato la compressione. Non girerà mai 7 cork. In realtà il boner l'abbiamo costruito solo per un motivo: per fare 7 cork dal boner. Il tempo in aria non è tanto, però che fai, un traino glielo dai. Ma ah, yeah. Dovevamo raccordarlo da qua. Da qua era perfetto. E poteva andare tutto bene secondo voi? No, chiaramente. Il raccordo che avevamo fatto era secchissimo, quindi adesso ci siamo rimessi a rifare il raccordo molto più lungo, sperando che così vada bene. Dopo un altro pomeriggio di lavoro intensissimo abbiamo completato un nuovo raccordo, da cui vi sembrerà uguale a prima, ma vi assicuro che è molto più lungo e adesso in teoria non dovrebbe più rompere le balle. 7 cork rimarrà comunque difficile da quel coso. Saturday, show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it. No ring around it. You coming for me? We'll see about it. We'll never see you when I get my feet up. 100 meters. Sto regular cork, raga. Ci sono quasi, ma in cima il boner mi manca un po' la poppata, nel senso che inizio a capirlo. Ci vorrebbe un boner più grosso per chiuderlo in questo momento. Provo a vedere a farlo in oppo, perché in realtà sulla rampa in oppo di fatto mi gira più veloce rispetto a regular, che è un controsenso, ma funziona di solito. Vediamo. Dai che lui. Upset. I had to put all their egos in check. I had to, I had to put all their egos in check. You're not entitled to anything. Raga, incredibile, non ci avevo, cioè in mente per me non era possibile farlo oppo, perché già regular era, non funzionava. Oppo ha funzionato, ancora, si martella. You gotta die today. It gotta go. You should be happy. I lighten the load. The weight of your arrogance heavy. Ragazzi, nel frattempo ho perso anche un attimo di capelli dall'ultima clip. È un problema, che quando inizia a venire, il problema è che ti rimane in testa. E quando sei là dici: cazzo, però io l'ho fatto sul bag, l'ho fatto più volte. Quindi l'ho capito. Quando arriveremo là, ci sarà la strizza, purtroppo. Arrivati a Whistler, stamattina subito abbiamo montato tutte e due le bici, perché tra l'altro vi ricordo che noi nella settimana di Whistler gireremo sia in dirt, perché c'è il contest, sia in DH, perché il park qua fa paura. L'ultima volta che ho usato la DH era per il party ride atonale, dove sapete che c'è il King del Pantano.
Chiaramente io ho messo la bici in valigia senza pulirla e guardate il risultato. Catena, ragazzi, secca da fare schifo e praticamente si sta arrugginendo. Ci abbiamo un segreto per questa volta. Qualcuno l'avrà notato sulla mia nuova maglia. Ragazzi, ho iniziato una nuova collaborazione con R.com. Magari qualcuno di voi la conosce già, perché abbiamo fatto uno show da loro, Rip Kick, poco prima di Innsbruck quest'anno, in occasione proprio della Mille Miglia. Siccome loro sono sponsor ufficiali di questa gara di auto incredibile, ma da poco si sono buttati completamente anche nel mercato bike, creando prodotti per la pulizia bici e manutenzione, chiaramente. E in questo caso io mi sono portato via lo sgrassante della catena ad alta pressione, e quando dico alta pressione è alta pressione vera. Loro non si sono lanciati in questo mercato a caso, hanno analizzato praticamente tutti i prodotti in commercio fino ad oggi e hanno tirato fuori un prodotto che migliora quelli già esistenti. In questo caso, per un semplice sgrassante catena, cosa si poteva aggiungere? In dotazione vi forniscono questo pennellino magico, lo agganciate e da questo, ragazzi, voi spruzzate il prodotto in mezzo alle setole, esce il getto, ma allo stesso tempo potete grattare la catena con queste setole che sono volutamente molto molto rigide. Ragazzi, completamente made in Italy. Chiaramente dopo averla sgrassata e pulita, cosa fai? Non la lubrifichi per bene? Cioè, guardate che roba. Vorrei farvi notare i dettagli di R.com, ragazzi. La siringa con l'olio per la catena, con l'incavo per non farla sbrodolare in giro. Con R.com ho appena iniziato a collaborare e lo vedrete spesso sul canale, ragazzi, perché i prodotti fanno paura e stanno innovando questo settore della mountain bike. In descrizione trovate il link per vedere i loro prodotti, che tra l'altro potete comprarli direttamente su Amazon. Siamo in cima al corso, ragazzi, il Red Bull Joyride. Quest'anno in partenza, come vedete, hanno costruito anche una vera e propria casettina. Quest'anno il corso possiamo dividerlo in quattro sezioni. Sezione numero 1. Si parte subito con un drop. Quest'anno il primo drop è sempre piccolino come gli altri anni, ma leggermente più grosso. E si parte subito a cannone, perché il landing è veramente molto molto preciso e si arriva subito a un doppio che ti fa salire su un'onda di terra. Il salto a salire è veramente lungo con la rampa piatta, atterraggio bello ripido e incazzato e step down di terra col kick bello incazzato. La cosa che fa sempre specie è che è tutto perfetto, incredibilmente battuto e preciso, e poi in mezzo al salto però lasciano la sassaiola che, se per sbaglio cadi in mezzo, muori male sui sassi. La sezione numero 2 di quest'anno vede ippa destra, ippa sinistra e salto ad earth con la rampa enorme. In realtà molto molto simile all'anno scorso a tutta questa sezione. E qua rendere sempre dimensioni incredibili sti kick, ragazzi. Come al solito, in particolare questi kick qua di Whistler sono molto incazzati e sparano veramente in Cina. A occhio le due hip mi sembrano un po' più dritte. La cosa che fa sempre impressione di questi course sono le curve, ragazzi. Questa autostrada, ragazzi, cioè. Dovete sapere che a Whistler, adesso non mi ricordo quanti anni fa, ma hanno fatto le Olimpiadi invernali. È la pista da bob questa. Qua hanno fatto pista da bob, ragazzi. Ma porca puttana, dai, ma guarda, è pazzesca sta curva. È un privilegio poterci girare su una curva del genere. Non credo che esista possibilità al di fuori di un contest del genere di poter girare su una curva fatta così bene e così grossa. Terza sezione. Le prime due sezioni del corso, bene o male, rimangono molto simili agli altri anni. Da qui in poi cambia tutto. Step up con drop, quindi passerella in legno classica, però con lo step up anche bello lungo. Hanno messo il case per salire, non credo che lo useremo o lo toccheremo con le ruote. Dimensione del drop abbastanza standard, ma comunque grosso. E poi la novità, da quella parte di qua c'è una spina, ragazzi, enorme. Rampa, non so veramente neanche definire l'altezza di questa rampa, è gigantesca. E la cosa che mi inquieta di più è che bisognerà prenderla veramente, secondo me, full gas dal drop, e quello farà cagare addosso, perché comunque il gap non è molto. Cazzo, è incazzata sta roba, raga. Non ha senso, ma è incazzatissima. Allora, posso dire una cosa, è incredibile il livello di shaping, raga. È veramente perfetto. E per concludere questa sezione, quarter, dove hanno aggiunto un wall ride. Sinceramente non so come sarà possibile utilizzare questo wall ride, che è immenso. Tra l'altro Emil mi stava facendo notare che in realtà il problema è che noi il contest ce l'abbiamo alle 4. Guardate il sole esattamente dov'è. Il sole ce l'hai negli occhi. Lui sta cercando la direzione del sole. Right in the eyes from 3:30 till now, it's just blind. Like straight in the eyes.
Quarta e ultima sezione, anche se non la chiamerei proprio sezione, è l'ultimo salto, ragazzi. L'anno scorso mi sono fatto male lì e come avete visto quest'anno mi sono preparato a dovere proprio per quella singola struttura. È grosso, raga, non è piccolo dal vivo, più grosso chiaramente di quello che ho costruito in park sul bag. È meno inclinato, il fatto che sia meno inclinato però viene compensato dal fatto che c'è molta più caduta prima dell'atterraggio. Ah, beh, il buso c'è. La cosa positiva, ragazzi, di tutto questo corso quest'anno è che sembra che, anche parlando con lo shaper, non bisogna pompare troppo, non bisogna pedalare. Soprattutto per l'ultima struttura non arrivi concitato come sono arrivato l'anno scorso sull'ultimo. Sicuramente quando arriverò qui però avrò gli occhi incrociati perché avrò già fatto 100.000 trick. Prima mattina di prova, ragazzi. Tutti belli seduti qui tranquilli a guardare i primi che provano. Adesso l'hanno provato già in due rider e tutte e due sono caduti il primo. Ok, vediamo questo Red Bull Jared Course del 2024. Si parte con un doppio un po' infame, seguito da uno step down. Sulla prima hip si va in Cina, seconda hip uguale. Poi qua, ragazzi, si entra a 2000 all'ora in sta curva. Si va su questo salto gigante dove sono atterrato in Cina. C'è un po' di vento, andiamo lo stesso noi. Spina. Mar spinettino. Si va al boner. È grosso di brutto. Course chiuso finalmente dopo un paio di giri. È tutto abbastanza ok. Non è piccolo il boner in fondo, non è per niente piccolo. Cosa positiva perché hai tanto tempo in aria. D'altra parte fa molta paura. Però dai, il feeling è abbastanza buono. Mi sento bene sulla bici. Adesso mettiamo insieme la run. Fanculo. Ah. In rampa non ho spinto flip, ho proprio mancato la spinta. Dai, porca puttana, ma perché ho sbagliato? Due coglioni. Ah, ma dai, ma vaffanculo. Ma dai, ma che due coglioni. Ah. Why? Dai, ma porco. Che cazzo è? Quest'anno io l'ho detto. Io sono venuto qui per fare la mia run. La voglio fare la mia cazzo di run. Non mi faccio battere da una cazzo di caduta di merda. It's just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When this war, I'll be leading the charge. And I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars and Venus, stand in front of every one of them rocks they slinging and be a shield. I'll be your shield. Yeah. And the fierce is bad, a lot of sono caduto in 7 cork, sono caduto in cash roll, nei trick che avevo proprio più facili nella mia testa. Sono delle belle batoste mentali queste, nel senso che più che le grattate, perché alla fine mi sono solo grattato un po' il gomito, è proprio mentalmente che dici, cazzo, cado sulle cose che non mi preoccupavano nemmeno nella mia run. Però ti fa sempre ricordare quanto devi essere preciso e calcolare ogni singolo dettaglio su questo corso. Probabilmente ho un po' sottovalutato la situazione perché i salti erano simili all'anno scorso e quindi questo ha provocato la
caduta. Però comunque ho rifatto i trick, quindi quella è la cosa importante, che almeno so che li posso far giusti. Basta ricordarsi bene ogni singola cosa. E niente, siamo arrivati per adesso a metà course, più o meno, con tutti i trick che devo fare a run. Sabato ci sarà il contest, quindi in realtà sono già avanti a livello di trick. Infatti sono credo l'unico rider che ha già trickato in maniera importante questi due salti, però volevo togliermeli subito dalle balle. Basta, cerchiamo di mantenere il mood positivo. Il feeling su queste ultime feature è buono, molto buono, mi sento bene, mi piacciono queste due feature. La spina però è un po' tricky per le velocità, nel senso che devi entrare in curva veramente forte e fidarti di lasciare andare, anche se il salto in realtà è lungo 2 metri. Il trick che vi ho fatto vedere a inizio video non è che non ce l'ho in mente, ce l'ho in mente. Non ha senso provarlo in prova. Provarlo in prova vuol dire spegnere il cervello e se cadi lì 100% non faccio il contest. Vai talmente veloce e talmente grosso il salto che ti fai comunque male. Vediamo poi nel contest come mi sento, se è un momento di spegnimento o no. Se mi sento gasato lo mando. La notte prima del Red Bull Joyride, per quanto tu sia preparato nelle prove, sarà sempre stressante. Dall'ultimo salto in prova, fino al momento in cui parto per la mia run, il mio cuore batte forte, le mani sudano e la mia testa continua solo a ripensare alla run che dovrò fare. Quest'anno, oltre a questi pensieri però, che lo voglio o meno, ho in mente anche la caduta dell'anno scorso. Un po' come un incubo oscillante, ripenso a cosa era andato storto e cosa potrei fare di diverso quest'anno per evitarlo. Ma non ho una risposta. L'anno scorso ero pronto al 100% e un piccolo errore di valutazione mi è costato caro. Negli anni però ho imparato che in questi momenti è molto importante per me ricordare perché lo sto facendo e qual è il mio obiettivo. Sarebbe bello puntare un podio. Tutti lo desideriamo, ma in questo momento ho un obiettivo molto più personale. È il momento di dare quello che ho aspettato per un cazzo di anno, vaffanculo. Lo faccio solo per me stessa questa cosa, per nessun altro, solo per me stessa. Ok. Quarto testa, here we go, the Italian dropping in. Gets a truck driver on that first flat drop. Tuck no hander. What's he got on the step down? Tuck no handed backflips. Okay. Coming out. Coming out. First two big trick jumps on the hip. 720 on the first one. They're in great speed. There, a big corked out 450 on the first hip. Yeah. Straight into a cash roll. That is incredible. Oh! Huge double backflip. Coming around this berm, up the whale tail. Gets a nice tail, has to take a couple of cranks, straight flip off. This is an amazing run. Up onto the surgeon table. Backflip off the surgeon table, coming into the spawn. Tail whip. Oh yeah! Was that a no-flip can-can two-tail whip? I think it like was. He had a little combo there. Okay, he flips the pedal on the tail whip. Hopefully the judges don't dock him too much there. A little bit as he goes. Fanculo, sono arrivato in fondo.
Il Red Bull Jared ti regala sempre una marea di emozioni incredibili. In questo caso per me le emozioni si sono totalmente amplificate visto l'infortunio dell'anno scorso. E in questo momento mi immagino che tutti da casa abbiano pensato: dai Toto, fai la seconda run che ti prendi questo podio. La realtà, ragazzi, al Red Bull Jared è un pochino diversa. Ragazzi, abbiamo portato a casa una run e faccio fatica veramente a parlare perché, cioè, l'anno scorso, se ripenso a quando ero qua, cioè è un sollievo, raga, cioè non so come dirlo. Ho fatto un cazzo di anno a soffrire e anche se non è perfetta la run, anche se ho perso semplicemente un piede, cioè mi è scappato via in una banalità, però arrivare in fondo sempre qua è un'emozione e sinceramente è proprio, era il mio obiettivo personale. Sono contento di esserci riuscito perché ho lottato con tutte le mie forze per farlo. L'anno scorso ho avuto l'infortunio più grande della mia carriera e mi ha condizionato un anno di vita. Un anno di vita dove veramente ho solo sofferto. Mi sono portato dietro questo infortunio in tutte le gare e non mi ha lasciato in pace tutto l'anno. Durante il 2024 ho provato a ritornare subito a bomba negli altri contest, ma non ha funzionato. La mia mente e il mio corpo non erano pronti. E questo si è visto perché è proprio... ho iniziato a cadere e basta. E soprattutto qua, ragazzi, al Red Bull Joyride, dove hai una folla incredibile, una tensione della Madonna, in più si è sommato tutto quello che ho passato l'anno scorso, quando ho chiuso la mia prima run, il mio cervello ha detto: Toto, hai fatto il tuo. So che tutti desideravate un podio, qualcosa di spettacolare, un lieto fine incredibile, ma vi assicuro che per me essere arrivato in fondo e aver fatto esattamente la run che avevo pianificato, senza cadute, ed essere qui sulle mie gambe a parlare, ha un valore incredibile. Per questo, ragazzi, la seconda run ho deciso di non farla. Io sono veramente felice, ragazzi, perché da questo momento per me ho tolto dalle spalle un macigno che veramente mi portavo dietro da un anno. Io sono dell'idea che per partecipare a queste gare ti devi meritare di essere qua. Se tu vuoi essere qui e girare qui, te lo devi guadagnare ed essere convinto al 100%.